floating through darkness, lost in outer space. Mission control. Mission control. We must abort, or my end will be tragic. I'm losing my signal, getting nothing but static. Oh, mission control. According to pace, I'm floating through darkness, lost in outer space. Mission control. Mission control. We must abort, or my end will be tragic. I'm losing my signal, getting nothing but static. Oh, mission control. The sky and count down the ignition. Into the universe I fly, I'm going on a mission. I am just a robot sent to do another lunar spacewalk. A lunar spacewalk. Everything was go, but then I ran into a problem. One of my systems crashed, there was a flash, the light was awesome. And then I went off course, started shaking and I started to roll. Started to roll. Mission control. I'm no longer going ahead according to pace. I'm floating through darkness, lost in outer space. Mission control. Ciao, ciao a tutti! Siamo in macchina. Sì, perché stavo andando via e stava una giornata abbastanza impegnativa. E bella. Sì. Di una notizia? Vai, certo. Praticamente ora, oltre a Bibron, mi hanno assegnato un altro cavallo che è Bispino. Quindi ho chiamato Rechiebro. Rechiebro. Ok, ora rispondiamo alle domande. Sempre la nostra carissima Chiara. Ci salutiamo sempre. Un grasso bacio. Un grande bacio. E risponderemo sempre alle tue domande. Avete mai provato la monta western? Io ho iniziato con quella, praticamente l'ho praticata per 6-7 anni tutti. Ho fatto anche le gare. Sì? Di Gymkhana? Barrel Racing e con i vitelli. Ganzo! Una piccolina sì, ho iniziato con la monta americana. Sì. Che bellissima. Io invece la provai quest'estate quando decidetti di iscrivermi al cavallo. Quindi andai in questo maneggio, ma non mi è piaciuta tanto. Quale marca di oggetti cavallosi vi piace di più? Ma tutte belle. Noi Equiline, sì, vabbè, la Fuganza, Tattini, Barrahan, Barrahan, Fix Design, sì, e tante altre. Tutte belle le marche. Seguite altre persone che fanno video sui cavalli come voi o vi è venuto in mente da voi e poi avete visto che c'era questo angolo su YouTube dedicato ai cavalli? No, io seguo anche altre persone, sì, che montano a cavallo, però esatto. L'idea del canale YouTube mi è presa a me due anni fa, perché è arrivato Bailando e da lì ho detto ma perché non fare video? Sì, appunto, poi so che te i video li facevi da mille anni con ogni cosa. sì. I vostri cavalli nel video erano bellissimi. Quasi sì. Più delle altre volte. Si vede che le trattate bene e che li volete bene. Grazie mille. Grazie. E ti ringraziano anche loro. Sì. La mia lady purtroppo si è fatta male ai tendini, alle orecchie, nel box. Figuriamoci. Sì, speriamo si rimetta presto. Figuriamoci se non combiniamo qualche pasticcio. Volevo chiedervi una cosa. Dato che siete molto bravi a parlare alla videocamera, potete fare uno di quei video tag tipo cosa c'è nella mia grooming box? Certamente. Certo, la prossima volta quando torna Alice al maneggio lo facciamo. Porta grooming box e si fa tutto e due. Volentieri. E più ci aggiungiamo la pulizia dei cavalli. Esatto. Sarebbe molto bello, ma come sempre non voglio essere un peso. Ma che peso! Guarda, ci fa un piacere a noi. Vi voglio tanto bene. Anche noi vogliamo bene. Poi
altre cose? No, a parte il nostro link di Instagram. Fine. Fine? Sì. Bene, allora stasera vedrai il video. Sì. E speriamo ti piaccia come sempre. Continua sempre a essere attiva, a noi ci fa tanto piacere. Tanto piacere. Ciao Chiara! Ciao! Ciao, ciao a tutti! E ciao a tutti, brava! Ciao!